Buona visione da NG Impianti, impianti elettrici civili e industriali. Ortrans. Ponteggi Sommese. Ristorante, churrascheria e cocktail bar Porto Alegre. Ciao a tutti, eccoci di una nuova puntata di Sei in Viaggio. Questa settimana siamo a Doppeano, questo comune della provincia di Verona che è facilmente raggiungibile grazie al collegamento con la Transpolesana. Conosceremo tante storie e ce le introduce il sindaco, che è un appassionato di ciclismo. Infatti assieme a lui gireremo per qualche zona di questo paese in modo da conoscerne le bellezze anche artistiche. Buon viaggio allora con Doppeano. Doppeano, all'interno del Parco San Serafino, che è una delle più grandi zone e aree verdi del nostro territorio. Sono insieme ai miei amici Michele e Urs, alcuni componenti della Doppeano Bike, che è una squadra amatoriale che ha il piacere e la voglia di proporsi in bicicletta lungo il nostro paese, bellissimo. È una passione che ci condivide da tanti anni, abbiamo alcune piste ciclabili e proponiamo di realizzarne delle altre all'interno del nostro territorio affinché questa passione si propaghi e diventi una passione veramente sportiva adatta a tutte le età, adatta ai ragazzi per recarsi a scuola e adatta ai meno giovani, diciamo, per fare attività sportiva. Questa passione ci permette anche di visitare le tante bellezze artistiche che sono presenti nel nostro territorio, dalle corti rurali alle chiese, alle piazze bellissime, ai monumenti vari che ci sono. È ricca di chiese, partiamo da quella di Doppeano, se vogliamo una chiesa del 1500 fatta e rifatta, che ha una grande attività culturale all'interno, e per arrivare a quella di Mazzantica, che è la frazione più piccola, è un'antica pieve del 1400 con degli affreschi del Brusasorsi all'interno e una capriata in lignea all'interno, e per portarci poi verso l'estremità del confine con San Giovanni Lupatoto, dove abbiamo una chiesa che purtroppo è privata, dedicata a Sant'Antonio, ma è la chiesetta più vecchia della provincia di Verona. Non, per non parlare delle ville numerose che abbiamo, Villa Anti, Villa Altichieri, Villa La Montara, che vedremo sul tratto che porta a Vallese, per cui è una grande passione sportiva che unisce anche alla cultura di Doppeano, che è ricca, ripeto, di tanti monumenti e cose artistiche che ci circondano. È giusto ricordare anche, parlando di specialità e discipline sportive, il ciclismo, che ricorda Pietro Caucchioli, ragazzo che è vissuto a Villa Fontana di Doppeano, è arrivato terzo, ricordiamo, ad un Giro d'Italia. Abbiamo tuttora Elia Viviani, che è in gran forma e si sta preparando in questo momento per le Olimpiadi di Rio, il fratello Attilio, che è sicuramente una grande promessa, per non parlare di Enrico Zanoncello, il cugino, che tutti e tre corrono, gareggiano su strada e su pista, per cui sono buone promesse. Beh, lì è sicuramente già un'affermazione, ma gli altri sono delle buone promesse per il ciclismo non solo provinciale, ma nazionale e mondiale, direi. Per non parlare di Thomas Fabrici, per non parlare di Sergio Valente, tutte persone sportive che hanno lasciato il segno all'interno del nostro territorio. Io ho a fianco, tra l'altro, due persone che sono
degli appassionati sportivi e ciclisti che hanno fatto delle imprese, perché Michele è stato di recente tra l'altro alle Fiandre, a fare il giro delle Fiandre, con il fratello Giovanni, Urs che è un grande scalatore, e non dimentichiamo che non ha potuto essere con noi Davide Sona, che è tra l'altro diventato Ironman alcuni giorni fa gareggiando in Austria, per cui una passione sportiva a tutto tondo all'interno del nostro territorio. Io di questo ne sono fiero, perché ho anche la delega allo sport, per cui fa piacere essere insieme a queste persone. Io lo faccio per passione la domenica, diciamo, ma loro lo fanno con molta più intensità rispetto a me. E adesso vi porto insieme ai miei amici a vedere le bellezze storiche, le nostre ville che abbiamo nel nostro territorio, e vi condurremo a vedere proprio queste bellezze artistiche di cui siamo ricchi ad Opeano. Opeano è il paese dello sport, degli atleti, avete sentito anche il sindaco, c'è un ragazzo che è, pensate, campione di lancio del giavellotto, quindi uno sport che non sentiamo spesso nominare, ma anche in paese c'è un campione di atletica leggera. Vediamo queste storie. La mia passione è nata giocando con gli amici, lanciando sassi per il paese, in mezzo ai campi, per divertimento, per chi lo lanciava più distante. Poi, facendo le scuole elementari, ovvero mi hanno fatto vedere i giochi della gioventù, che comprende il lancio del vortex, corsa, salto in lungo. Io ho visto questo attrezzo che volava e fischiava, ho provato a prenderlo in mano, l'ho lanciato molto distante e da lì, andando a Bovolone, mi hanno fatto un invito a provare l'atletica leggera. E da lì ho iniziato questa bellissima passione che ancora adesso maturo e proseguo. Passione mi ha portato sempre di più a impegnarmi, con cui 2 anni fa ho vinto il mio primo titolo regionale. L'anno scorso sono arrivato secondo ai nazionali con un personale di 3 metri e quest'anno ho vinto sia il titolo nazionale invernale sia il titolo estivo nazionale e ora sono secondo in Italia. Il lancio del giavellotto secondo me è una disciplina che comprende equilibrio, costanza e molto impegno, perché ti dico, cioè, faccio un piccolo esempio, se tu non lanci il giavellotto per 2 settimane è come se avessi perso un mese di tecnica. E il giavellotto può essere tipo visto come una cosa preistorica perché lanci una lancia, però alla fine ti metti alla prova contro te stesso e è una cosa che comprende molto l'intelligenza.
vita mia. Non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce, sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. La mia passione per l'atletica è sempre stata grande, però per motivi di lavoro, di mestiere, quello che l'altro, non ho potuto praticamente praticarla. Dopo il militare ho ricominciato a fare qualcosa, però per ben motivi di lavoro sono stato costretto a rinunciare. Nell'85, quando ero più, diciamo, messo bene con lavoro, famiglia, questo e l'altro, ho ricominciato a farlo, avevo 46 anni e praticamente il mio forte era il decathlon, come l'ho fatto e ho vinto, ho fatto anche il primato italiano, ho vinto asta, salto in alto, triplo, ostacoli, 1500, attualmente detengo 3 titoli italiani ancora, pentathlon indoor e pentathlon all'aperto. E primato italiano dei 200 ostacoli. Più o meno sono riuscito, adesso non so dire quanto, ma su 38-39 titoli italiani, oltre che regionali e provinciali, insomma. Attualmente quest'anno sono un po' fermo per mettere un po' i ginocchi e le gambe. Non ho finito, penso ancora di andare avanti per qualche anno, se la salute me lo permette. Insomma. Praticamente i miei allenamenti sono personali. Quando faccio gli allenamenti non sono capace di rendere come mi piacerebbe. Sulle gare do il massimo. Sento proprio l'entusiasmo della gara, perché se qualcuno mi chiama non lo sento. Mi trasformo quando ho le scarpe chiodate. Ecco. Questo è il mio diciamo il mio spirito. Dunque, ai giovani direi non portatevi tutti al calcio, tutti a fare questo, perché si prende soldi su questo. Praticate l'atletica leggera perché fa bene ai muscoli, fa bene questo, fa bene alla salute. E non si invecchia mai. Quanto amore catturato con le mani, che alle ali e con le ali svanirà. Ed io mi innamorai. C'è un po' di pubblicità, restate con noi e poi sarà ancora Sei in viaggio qui da Oppeano.